il marocchino Mohamed Lamiri della Plus Ultra Trasacco si è aggiudicato domenica a Pratola la 36esima corsa podistica Valle Peligna. Netto il successo dell'esperto atleta, che non ha avuto rivali nonostante la presenza del vincitore della Maratona di Roma del 2005 Alberico Di Cecco, il quale era reduce però da un infortunio. Lamiri è riuscito a distanziare Di Cecco di 93 secondi. Per il vincitore si prospetta una stagione esaltante, in quanto alle sue qualità andrà aggiunta adesso una costanza negli allenamenti, che saranno sicuramente migliori rispetto a quelli svolti finora. Prima ho fatto un po' senza allenamento, ora già cominciamo, adesso bambini, ora avanti mi andrà più forte. Al terzo posto si è classificato Gianni Scappucci della Runners Sulmona, per le donne primo posto di Chiara Capodicassa della Torrese Runners, che è riuscita a prevalere rispetto ad atlete quotate come Paola Antonelli della Plus Ultra Trasacco e Maria Luisa Rulli della Runners Chieti. Oggi è stata proprio una bella gara, sono contenta, molto soddisfatta anche perché proprio non me l'aspettavo questo risultato. Il percorso di 11 chilometri si è snodato all'interno di scenari bellissimi della Valle Peligna. La manifestazione è stata valida anche per il 22esimo trofeo Arci Confraternita Santissima Trinità, 14esimo trofeo Hotel Santa Croce e secondo Memorial Emiliano d'Andrea Matteo. L'organizzazione è stata curata dal GAP, gruppo amatoriale podistico di Prato La Peligna, che quest'anno ha fatto registrare l'avvicendamento alla presidenza da Ennio Leone a Stefano Tofano. Presente alle premiazioni il sindaco di Prato e presidente della provincia Antonio De Crescenti. Noi siamo assolutamente felici e onorati di ospitare ogni anno un'iniziativa così che richiama tantissimi atleti da tante parti dell'Abruzzo e non solo, mi pare di capire, quindi per noi questo è un momento di festa, per cui dobbiamo essere sempre grati alla società sportiva che organizza questo tipo di iniziative. So che c'è stato un cambio di presidenza, come dire, spazio ai giovani, anche questo è un bel segnale che arriva da questa associazione, perché credo che un paese, una comunità viva lascia anche spazio ai ragazzi, quindi grazie sempre a Ennio Leone, ma complimenti in bocca al lupo al nuovo presidente Tofano, che si sta dando molto da fare. Il GAP è una grande famiglia e noi cerchiamo sempre di dare il meglio e di preparare tutto nel minimo dettaglio. Spero che il percorso sia stato coperto bene, perché la prima cosa che ci preme è quella della sicurezza, sia dal punto di vista dei bivi sia dal punto di vista di non farsi male. Prossimo appuntamento con la podistica Prato La Peligna il 20 settembre, quando si svolgerà la 13ª mezza maratona dei tre comuni. Abbiamo riproposto quest'anno il premio fedeltà, che dà l'opportunità a chi parteciperà alla mezza maratona dei tre comuni un ulteriore premio, quindi chi partecipa da maggio e ritornerà, va a piacere di ritornare anche a settembre, daremo un ulteriore premio, un prodotto a sorpresa che poi sveleremo nei giorni prossimi.